Il granchio blu originario delle coste atlantiche del continente americano è giunto sino ai nostri mari, forse a causa del cambiamento climatico. Questa specie ha invaso le principali aree di produzione dei molluschi dell'Adriatico. Il granchio blu, dicono gli esperti, è deleterio per i pesci e per l'economia del mar Adriatico. È invece una prelibatezza in cucina. Questa mattina a Pesaro si è svolto il lancio della campagna per le Marche di promozione del consumo del granchio blu. La nostra sensibilità a quello che sta accadendo alla pesca, soprattutto alla pesca delle vongole, quello che potrebbe essere il pericolo del granchio blu, ci ha portato a inserirlo nel nostro menù, intanto come piatto del giorno e in più in tutte le preparazioni in cui usavamo i granchi, diciamo, più nostrani, e abbiamo sostituito col granchio blu. Questo per noi è un piccolo contributo a quello che potrebbe essere la difesa delle nostre coste e opporsi alla invasione del granchio blu, che da come si legge e si evince da tutti gli articoli, negli ultimi tempi diventa una specie molto invasiva e soprattutto potrebbe creare grossi danni, anche se da noi ancora nelle Marche sono stati avvistati solo alcuni esemplari, soprattutto una specie autoctona diversa in Ancona, ancora il pericolo non è così imminente. Però noi intanto iniziamo a usarlo, così in qualche modo contribuiamo al contenimento di questa specie. Presente al lancio della campagna per le Marche, l'onorevole Antonio Baldelli. Inizia proprio qui da Pesaro, insieme a Mario De Remigio e Michele Poletti, nel loro ristorante, la campagna di promozione per le Marche per il consumo del granchio blu, una campagna che ha iniziato il nostro ministro per l'agricoltura, le foreste e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Noi dobbiamo trasformare una criticità in una opportunità. Ora la diffusione del granchio blu nei nostri mari sta diventando invasiva e potrebbe mettere in forse la sopravvivenza di altre specie marine, con danni importanti all'ecosistema, alla nostra pesca e anche alla nostra ristorazione. Ma dobbiamo per l'appunto trasformare questa criticità in una grande opportunità, promuovendo il consumo del granchio blu nelle nostre tavole, nei nostri ristoranti. Fra l'altro, il granchio blu, fra le sue capacità nutrizionali, anche quella di possedere un'importante quantità di vitamina B12, quindi mangiamo il granchio blu perché fa bene alla nostra salute, fa bene al nostro mare e fa bene anche alla nostra economia. Il granchio blu è presente sulle tavole dei ristoranti, i clienti possono assaggiarlo ad un prezzo nella maggior parte dei casi accessibile. È un prodotto che sicuramente non ha un grosso costo, cioè voglio dire, si parla di qualche euro al chilo. Diciamo che un piatto di granchio blu è da considerare, magari è come, non so, un piatto alle vongole o qualcosa del genere, quindi se uno fa un primo, fa un guazzetto, diciamo che una cosa equa intorno ai 12-13 euro per un primo, 7-8 euro per un antipastino di granchio blu, o la griglia, o il vapore, un guazzetto, come uno lo vuol fare. È un crostaceo che ha dei gusti leggermente diversi da un granchietto solito, perché è leggermente più ferroso, quindi va lavorato un pochettino, va cotto in una maniera che vada via un pochettino questo amaro che magari tende delle volte a spuntare da questo granchio. Però è un granchio che si può utilizzare benissimo nelle nostre tavole, e vengono fuori gli ottimi piatti, e anzi, cioè, noi adesso lo promuoveremo in modo che, per fare due cose: uno, perché è buono, e due, perché comunque sensibilizziamo la gente verso questo prodotto che crea dei danni, e quindi diciamo che facciamo due cose, due piccioni con una fava, ecco.